durante questa gara ci sono stati e si sono confrontati diversi giovani e si sono veramente destreggiati con tanta abilità. E quindi le nuove leve ci sono e quindi puntiamo con decisione su questi giovani. Forza Milo, forza a tutti e in bocca al lupo e avanti tutta. Running up that bill.
sorvolare le montagne. Non puoi andare dove vorresti andare. Sai cosa c'è? Ogni cosa resta qui. Qui si può solo piangere. Si piange neanche più. Buongiorno, sono Maria Allegra, vi parlo dalle bellissime sponde del lago di Santa Rosalia. Francesco, sotto l'ho detto. Ti manca a farla apposta. Giacomo, chi de famose proprio ne fa ne ha? A tipo Berlusconi, vai. Tontino, senza buongiorno e senza direttamente, va bene? Ok. Basta. Mi viene da dire buongiorno. Vabbè, lo dica, va. Buongiorno a tutti. Allora ragazzi, raccontatemi come vi siete avvicinati al discorso pesca. Allora io tramite intanto mio padre, grazie a lui mi sono appassionato a questo sport, cioè pesca. Mi sono appassionato. E io da piccolo qualche volta mi portavo a pescare, piano piano mi ci sono appassionato. E cosa ne pensate di queste manifestazioni così a livello di competizione, che poi è una competizione in amicizia? Quello che stiamo facendo ora è una manifestazione importante. Sì. Spero io di fare bella figura. Ma che dici? Io che certo queste competizioni dovrebbero essere proprio veramente amiche, cioè perché E da quanto tempo è che fate praticate il carfishing? Un anno, 2 anni così. Sì, 1 anno e mezzo. Questo. Già da 8 anni, 9 anni noi già incomincio io ad andare a pesca con mio padre per vedere un po' come, se mi piaceva. E poi man mano, verso 10 anni, 11 anni, mi sono appassionato. Sì, io 5 anni, mi pare 5 anni fa, mi portava a pescare mio padre. Poi adesso abbiamo ricominciato perché prima gli era scaduta la licenza. E quanti anni avete? Allora, 12. Io 13 tra poco. 5 giorni. Complimenti. Dicembre, ottobre, tra 13 giorni, così. Io sono Filippo. E io sono Francesco. E speriamo che questa battuta di pesca ci porti tanta fortuna. Che è anche un momento di pesca, questo, giusto? Con fare tutti i capastorno, capito Francesco? Ciao Sebastiano, quanti anni hai? 12. E da quant'è che fai carfishing? 2 anni e mezzo. E i tuoi posti abituali dove vai? La diga di Santa Rosalia. Ho capito, ma hai preso dei pesci interessanti sicuramente. Sì, molto grossa. Ho capito. E qua in questa gara come sta andando?
Bene, abbiamo avuto due partenze, ma si sono slamate. Sei fiducioso allora? Sì. Mi fa piacere. E con chi stai gareggiando, in compagnia, in coppia, con chi? Con mio zio. È molto bravo? Sì. Sicuramente, vero? E lui è da molto tempo che fa car fishing qua? 3 anni, 4 anni. Bene. Allora tu pensi che magari c'è ancora tempo per prendere tanto pesce? Certo, per ancora c'è un giorno e mezzo, quindi la gara è ancora aperta. Fino a quando gli ami sono in acqua? Si può prendere abbastanza bene. Tutto è possibile, tu dici? Tutto è possibile, sì. Niente ragazzi, io vi volevo ancora ringraziare per l'ospitalità che avete avuto nei miei confronti e mi avete messo non a mio agio ma di più. Mi sono sentito veramente a casa. È la prima volta che vengo in Sicilia e posso solamente dirvi, non ho il cappello, ma chapeau. Chapeau a tutti, dagli organizzatori, a voi pescatori, a chi ha collaborato, a chi ha dato la possibilità di rendere ancora più esaltante questo evento. Ho notato che in questo incontro, io lo chiamo incontro perché più che una gara l'ho visto come una manifestazione fra amici, ed è giusto che sia così, ho notato tanti giovani. Qui ce ne sono 3, e un altro ragazzo è già andato e mi piace sottolineare l'età, in quanto 12 anni, giusto? 13? 18. E abbiamo dato un piccolo vademecum che non è niente in tutto, però il primo passaggio cosa dice? Nessuno è nato maestro, e questo è importante. Tu invece Gaetano cosa ci puoi dire? Al punto? Punto 8, la foga di arrivare per forza nella pesca alla carpa, è la peggior compagna di avventura. Grande Gaetano. Allora io volevo fare giusto questo applauso a questi ragazzi perché si sono distinti veramente e li ho visti veramente attenti, precisi e puntuali, e hanno sicuramente davanti un percorso di carpista veramente interessante e veramente da protagonisti, ma tutti lo siete stati in ugual misura, sia che ha vinto sia che non ha vinto. Poi dopo sappiamo benissimo che ci vuole anche coefficienti C, ok. Questo ve lo lascio a voi. Me ne lascio uno per voi due e questo è per te. Grazie. Ripeto, siete stati tutti veramente grandi, indipendentemente da chi ha vinto o meno. Passo una rapida carrellata dei prodotti che potete trovare qua e che c'è la possibilità anche di acquistarli. Come diceva Carmelo, collaboratore Milo e rappresentante Milo, che vi darà la possibilità di acquistarli anche a dei prezzi molto convenienti, scontati, perché è come una promozione. Io so che in questo lago tempo fa è stato affrontato con esche che praticamente hanno saturato il lago dal punto di vista dell'esca, e sono state usate esche che, per dire, sono state funzionali nei primi tempi per poi dopo non arrivare più a catturare. Io qua nella linea Martins, con la linea Martins, posso dire che non abbiamo conservanti, che questo è il top di linea, che è la 3D. Vado veloce perché capisco che il tempo non ci aiuterà probabilmente. Nella 3D voi non troverete conservanti, soprattutto troverete cose naturali, e per quanto riguarda gli aromi sono tutti a base di non sostanze chimiche. Cosa ci dà questa esca? Ci dà l'opportunità, quindi è un vantaggio rispetto a tutti coloro che pescano invece con esche dove ci sono gel, dove ci sono profumi con tracce o soluzioni che non sono naturali. Io ho capito che questo lago non è facile, e soprattutto bisogna pescare con le sue esche, delle esche appropriate. E come ho visto, quasi tutti usano delle self-made. Vi posso dire solamente che le esche Martins, che è una ditta olandese, propone esche senza conservanti, che voi le vedete qua. Avete la possibilità di fare i neschi con del 20, avete possibilità di arrivare anche a dei mini neschi con del 10 oppure delle dambo del 7, tanto per dire.